Quello che vi vogliamo raccontare stasera non è quale va meglio, quale va peggio, cosa consigliamo di comprare, ma è l'esperienza che ci siamo fatti in tanti anni, soprattutto vista dall'ottica, dall'osservatorio di chi dischi li fa. Sicuramente stasera parleremo di CD e di LP, e questi vengono dallo stesso master. Vi abbiamo portato qualcosa di interessante. La matrice per fare il minimo, per capire il positivo di quello che c'è da dire, lato A e lato B. Quindi se il vinile ha le V così, assorbo così, qui ci sarà la cresta, ovviamente deve schiacciare la tacca con una pressa. Io vorrei che fosse Massimo a parlarvi di queste cose perché lui c'era. Per quanto riguarda poi la terza sorgente e il terzo tipo di carburante che diamo a queste tre diverse macchine, è un lettore di file. Noi abbiamo portato il nostro, la nostra ditta che costruiamo, semplicemente perché lo conosciamo bene, perché è di qualità. Io direi di entrare più nel tecnico con Massimo a questo punto. Stasera vorremmo condividere con voi le nostre esperienze che abbiamo fatto e non parlare di meglio o peggio, che non è molto importante, ma affrontare tecnicamente e come nascono le tre sorgenti, l'LP, il CD e il file. Comincerei con l'LP. Perché con l'LP? Perché è il primo nato nel 1948 circa. L'LP era nato allora in quegli anni per un'esigenza estremamente precisa, dovevano immagazzinare un suono e non avendo un magazzino elettronico come poi dopo con i registratori, dovevano trovarsi un sistema. E hanno trovato quello dell'LP che ha resistito fino agli anni 80-85. Il problema della musica è solo dove la metto, non è altro. Dove metto la musica? Dove metto ciò che riprendo? L'LP è nato per questo motivo. Negli anni 80 poi è venuto fuori il CD perché la tecnologia ha permesso di immagazzinare un'altra volta in un formato diverso e molti più dati in un oggetto che era molto più piccolo, molto più semplice da usare, eccetera, eccetera. Vi ricordo che negli anni 80, quando è nato il CD, chi aveva il computer sapeva che un hard disk da 20-40 mega era un lusso, era una cosa enorme. I tecnici da loro dovevano immagazzinare 600-700 mega in un oggetto che non c'era. Si sono inventati il CD. Il CD è un oggetto che è nato per questo uso, perché dovevano immagazzinare questi file. Allora, come si fa un LP? L'LP è tutto sommato molto semplice e molto complesso. Si prende il file che noi abbiamo, che sia analogico o digitale, non voglio entrare nel merito, dopo vi dico anche questo. Andiamo nella cutting room, che è la stanza dove c'è il tornello Norma. Abbiamo attaccato il mio file, che era un file digitale, l'abbiamo fatto uscire, quindi era rimasto. La prima domanda che mi ha fatto il tecnico è: ma il filtro in alto, a che frequenza lo mettiamo? Sono rimasto un attimino stupito perché era la prima volta che io facevo un'operazione del genere, mi era capitato. Dice sì, perché se noi non mettiamo un filtro ad una certa frequenza, i solchi sono talmente stretti che la puntina salta. Infatti sul tondo Neumann c'è anche un braccio che serve per reggere la lacca appena intagliata. Abbiamo fatto molte prove e infine siamo riusciti ad arrivare, mi sembra, un filtro a 9200 o qualcosa del genere, che era l'unico che non faceva saltare la puntina. Poi mi ha detto, ok, va bene, allora da che frequenza lo facciamo diventare mono l'LP? Mono? Che vuol dire mono? Dice sì, perché sotto i 200 Hz, se non lo facciamo esattamente diventare mono, la differenza di fasi chiude un'altra volta il solco e la testina risalta. Ci sono delle limitazioni molto forti su un LP. Ma al momento in cui l'LP è nato, era orgolato perché nel 1948 fino agli anni 70 non c'era altro modo di immagazzinare questo. Come si fa un CD? Il CD si fa più o meno nello stesso modo. Una volta appunto andati in sala di registrazione, si prendono i file con il microfono e si mettono su un hard disk. Perché
il 99% delle registrazioni, anche più, forse ancora di più, sono fatte su hard disk recording. Il che vuol dire che appena il segnale entra sul preamplificatore microfonico o sul mix e ne riesce, va su un convertitore AD e lo trasforma in segnale digitale. Secondo me questo è un passaggio determinante. Esatto. Siccome il messaggio che dicevo prima, l'analogico suona meglio del digitale, molto spesso è retorica. Uno dei motivi per cui, secondo me, è giusto derubricare la retorica è che anche i dischi che tu oggi compri assolutamente nascono con un procedimento digitale, perché tu, chiunque deve fare un disco, registra con il microfono e subito dopo il microfono, come ha detto Max, quello diventa digitale. Poi, alla fine, con questo file digitale, decidi se stamparlo su un CD o stamparlo su un disco. Quindi, quello che succedeva prima degli anni Ottanta, esatto, era sì, tutto un procedimento analogico, e allora lì ha un senso. E parliamo di cose che hanno un senso. Se lo diciamo, lo portiamo al giorno d'oggi, non è tanto vero, perché stiamo ragionando di riprese fatte in digitale, editing in digitale, certamente è soltanto la stampa finale. Il CD, la situazione è molto migliore, perché da un file digitale che io ho ne devo ricavare un oggetto digitale, ma qui c'è un problema molto grosso che forse non è molto conosciuto. Prima di arrivare al file del CD ci sono altri due passaggi. Ho immagazzinato sul mio hard disk il segnale, ora devo fare due passaggi. Uno, devo fare il mixing. Ma c'è un altro passaggio molto più drammatico. Io ho 5, 10, 20 piste. C'è un programma che me le deve ridurre a due. Questo lavoro degrada il segnale in maniera importante. Il segnale digitale, quindi il file che noi sentiamo, al massimo è in questa fase qui. Se devo fare un CD, siccome io registrerò 24,96 come minimo, se no 24,192, io devo riportarlo a 16,44,1. Vi ricordo che nel 1980 Sony e Philips stabilirono delle regole ferree che erano elencate sul Red Book, che diceva pressappoco questo: la gamma dinamica non sul proposto parla di 690 dB, se non vale da lato. La frequenza di campionamento deve essere 44,1, il range dinamico di bit deve essere 16. Ma questo cosa porta? Che dai miei 96, 24,192, 24,96 devo fare l'operazione di bouncing, che vuol dire devo trasportare tutta quella roba in 16,44. E qui c'è un taglio drammatico. Per dire in maniera totale, il CD è il sottoprodotto del file. Perché? Ma per un semplice motivo: io ho una certa frequenza e lo devo riportare un'altra, ho 16 tracce e devo riportare due. L'andare a fare il CD aveva un senso nel 1980, perché dovevo immagazzinare 650 mega in un qualcosa che non c'era, hanno dovuto crearlo, perfetto. Ma oggi che 2 tera le troviamo dal fruttivendolo sotto, dal pizzicagno, come ho detto prima, ha un senso andare a prendere un tipo di campionamento che è ormai superato? Vogliamo 5 minuti di ascolto, 2 minuti di ascolto? Così. Allora, ho un file che è stato fatto da me nelle tre versioni, cioè come LP, come CD e poi immagazzinato come audio. Max, cosa ascoltiamo? Ascoltiamo un brano, direi il primo del lato A, che è già il disco di cui parlavamo, che è stato fatto a Milano. È una mia registrazione, è musica jazz funky, qualcosa del genere, molto semplice, acustica, prettamente acustica, tre musicisti. Che anno è? 2001-2002, siamo a questo livello. Brano col CD.
po' i livelli, ma vi rendete conto che è una semplice curiosità quello che stiamo facendo, non ha nulla di genetico. La domanda, secondo me, sorge spontanea. Non sorge spontanea, a me non sorge spontanea, però invece capisco che può sorgere spontanea. Cioè la domanda è, su cosa mi dovrei concentrare per capire le differenze fra i due? Secondo me c'era un parametro che era clamoroso, vi dico poi qual è, però secondo voi ce n'era uno che usciva clamorosamente fuori? Tra le differenze? Ce n'era uno, la separazione dei canali. La separazione dei canali. Perfetta, due allora. Allora c'era un altro. Allora, se noi mettiamo, se noi mettiamo l'avvio, sentite come si sente l'entrata della chitarra, cioè ha un livello che è enormemente più elevato rispetto a prima. Prima era dinamica, pam, dinamica, la gamma dinamica. Ascoltiamo il giradischi un momento. Bello moscio, eh? Non del livello basso. L'unico che ha molta dinamica è il clock, ma però non c'è. Ti metti le prime note? All'inizio. Sentito? Non è volume. Si percepiscono i piani sonori che danno un'idea di profondità e di apertura della scena, mentre invece nell'ascolto di Sinistra si sta tutto quanto un po' mischiato. Ora sentiamoci il file.